Alleluia, lode e gloria al Signore sempre e eternamente. Questo bellissimo sole, questo tempo che ormai è primavera, con questa voglia di un nuovo respiro, oggi ci mettiamo ancora davanti alla parola di Dio e anche al buio vogliamo ringraziare il Signore. La parola di Dio di oggi è la parola di Genesi, dove si parla della storia di Giuseppe venduto dai fratelli e poi diventa braccio destro del faraone e non solo salva i suoi fratelli, ma salva proprio tutto il suo paese, salva una realtà. E quindi ognuno di noi ha una storia personale nel quale oggi è inserito e nel quale probabilmente non è in una posizione così avvantaggiata. E anch'io nella mia oggi voglio guardare alla verità della parola di Dio, alla verità dell'amore del Padre, la verità di questo progetto meraviglioso che c'è per ognuno di noi e vedere tutta la mia storia, non con una fine come la si può immaginare attraverso una favola scontata, ma con una fine sicuramente rivalutata nell'amore di Dio, nel suo spirito e nella quale si apre la possibilità per noi. E tra l'altro il bello è vederci in questo contesto, quello di vedere, aver vissuto e di poter testimoniare realtà dove la fantasia di Dio per arrivare a capovolgere le situazioni è straordinaria, come in questo caso per quanto riguarda Giuseppe. Poi nel Vangelo ci dice la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Probabilmente lo siamo anche noi oggi, in questa posizione, scartati dal mondo, scartati, apparentemente scartati dalla società, ma certo sappiamo che nel cuore di Dio siamo ancora in pole position e ciò che conta per la vittoria è sapere proprio la realtà alla luce di ciò che siamo nel cuore di Dio, non di ciò che siamo nella realtà che noi vediamo o perlomeno nella realtà che noi sappiamo leggere. Scusate, intanto facciamo il parcheggino, ma nella realtà possibile, nella realtà che non è fantasia, ma è la verità per il quale noi siamo stati creati, una verità nella quale siamo stati creati per regnare, per avere un posto di rilievo, un posto che fa la differenza, un posto che determina non solo noi, ma determina proprio la realtà dove noi ci stiamo ponendo. E oggi capovolgendo tutto quello che noi, quali possono essere anche sentimenti amari che sono nel nostro cuore, cominciamo a lodare Dio, a ringraziare il Signore. Cioè proprio in funzione di quella luce che dice guardate a Lui e sarete raggianti, perché quella luce arrivi e ci illumini il cammino, passo dopo passo, conducendoci in quella vittoria che è sicuramente pronta, che è sicuramente stata già pensata, che è sicuramente agevolata affinché noi ci entrassimo in quella vittoria dove ognuno di noi è re in Cristo Gesù. E quindi buona giornata di capovolgimento delle cose, una buona giornata di miracoli, di prodigi, buona giornata anche dove il miracolo è proprio la visione nuova, la possibilità nuova che si crea, cioè non è solo una cosa che accade, ma è la via d'uscita che in alcuni casi può proprio sembrare per noi un miracolo. E grati a Dio che sicuramente Lui non ci lascerà e non ci dimenticherà mai. Lode e gloria a te, grande Padre, grande Spirito Santo e nostro grande amato Gesù. Non smetteremo mai di lodarti e benedirti perché ci fidiamo di te. Lode e gloria a te.